Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto amministrativo. Il premio è quello di professionista dell'anno diritto amministrativo contrattualistica. E andiamo a vedere la motivazione. Per offrire un servizio di consulenza e assistenza efficace e puntuale, anche verso le tematiche più complesse, per la competenza, l'ascolto e la proposta delle soluzioni migliori per ogni situazione. Il premio va a Avvocato Rizzardo del Giudice, Studio Legale del Giudice Lombardi. Ed è in collegamento con noi proprio l'avvocato Rizzardo del Giudice, founder e managing partner Studio Legale del Giudice Lombardi. Grazie, buona giornata e sono davvero felice di essere per la terza volta ospite del vostro premio. Ecco, come di consueto per ogni premiato le chiedo un commento a caldo per questa vittoria. Che cosa significa per lei questo riconoscimento? Per il nostro studio significa un consolidamento che ci attendevamo e che tuttavia ci gratifica in una materia che da oltre 40 anni personalmente seguo, per quanto non sia l'unica trattata dallo studio. Peraltro il premio giunge in un anno, il 2021, che segna il 75esimo anno dalla fondazione dello studio da parte di mio papà e che vede tra l'altro l'ingresso dello studio anche della terza generazione nella persona di mia figlia. Quindi questo è un'ulteriore cornice che gratifica l'attività del 2020 e che lascia intravedere anche per il 2021 e anche per il 2022 significativi sviluppi. Noi abbiamo concluso il 2020 con grande soddisfazione dal punto di vista personale perché abbiamo superato, direi brillantemente, la prova che ci ha imposto la pandemia. L'abbiamo superata evitando qualsiasi interruzione drastica nell'attività di gestione dello studio, ad eccezione di un paio di settimane nel mese di marzo del 2020, ma soprattutto con una continuità che costituisce il risultato di una preparazione già consolidata negli anni passati e mirata a garantire per quanto possibile non il lavoro in distanziamento, ma il lavoro attraverso strumenti telematici e con la minima necessità di creare situazioni di assembramento. Abbiamo peraltro constatato che pur nella infelice situazione pandemica, alcuni interventi e in particolar modo la possibilità di operare da remoto ha notevolmente accresciuto la disponibilità di tempo che si è tradotta in una maggiore capacità della squadra di produrre in tempi rapidi il risultato per i clienti e in via diretta, come ci siamo attesi e come abbiamo constatato, anche in un notevole incremento del fatturato di esercizio. Questo sul fronte delle finanziarie e delle risorse. Sul fronte dell'attività professionale abbiamo consolidato la nostra attività, soprattutto nel campo della contrattualistica pubblica. Abbiamo ottenuto una importante sentenza in tema di finanza di progetto dal Tar Veneto su un tema innovativo e su una questione fortemente discussa. Abbiamo ottenuto rilevanti e significative pronunce favorevoli in sede di Consiglio di Stato e abbiamo sul fronte della contrattualistica non prettamente pubblica, ma sul fronte della contrattualistica tradizionale perfezionato sia in tema di ristrutturazione del debito sia nell'ambito degli accordi commerciali di natura tradizionale, di impostazione tradizionale, significative operazioni.
Quindi abbiamo chiuso il 2020 con grande soddisfazione, abbiamo iniziato il 2021 con altrettanta soddisfazione ed entusiasmo. Perfetto. E adesso accingiamo a guardare anche al 2022. Ecco, proprio riguardo appunto al futuro, abbiamo parlato dell'anno difficile che insomma tutti hanno passato e soprattutto è cambiato l'approccio nei confronti del cliente, come anche lei ha spiegato. E adesso appunto come guardare al futuro? Quale sarà il vostro modo? Beh, noi intendiamo far tesoro di ciò che abbiamo imparato in termini di efficientismo e di velocizzazione del rapporto non solo con il cliente ma anche con i colleghi e speriamo anche con la struttura pubblica della giustizia. La riforma della giustizia, sia civile e penale, la seconda mi interessa meno perché non è un settore in cui siamo fortemente impegnati, comunque la riforma che il governo si accinge a varare presenta in ogni caso delle connotazioni che ci lasciano ben sperare in una velocizzazione soprattutto dei tempi di gestione degli appuntamenti processuali, che spesso rappresentano la parte meno produttiva del nostro lavoro, in termini di attesa, in termini di contatti con gli uffici giudiziari, dove il sistema implementato sia nel giudizio civile ordinario, sia nel giudizio amministrativo, ha dimostrato la possibilità di ottenere dei risparmi di tempo e soprattutto una immediatezza nelle risposte che può essere ancora migliorata. Ecco, perfetto, ovviamente la ringrazio, mi auguro ovviamente di vederla con noi anche il prossimo anno e rinnovo i miei complimenti per questo premio. Grazie, e io mi auguro che la prossima annualità, il prossimo appuntamento possa essere in presenza. Esatto, ce lo auguriamo tutti, grazie mille per essere stato con noi e complimenti ancora. Grazie.